le tenebre. Spesso mi hanno chiesto perché, se la meditazione è un'esperienza splendida e dona tanta beatitudine, i miei film sono così cupi e traboccano di violenza. Ai giorni nostri nel mondo circolano tante, troppe vicende fosche e la maggior parte dei film rispecchia il mondo in cui viviamo. Sono storie. Nelle storie non mancheranno mai i conflitti. I ricchi e i poveri, i buoni e i cattivi. Mi innamoro di certe idee e vivo su questo pianeta. Ora, se dicessi di essere un illuminato e che il mio è un cinema illuminato, sarebbe tutto un altro paio di maniche. Invece sono un uomo qualunque di Missoula, nel Montana, che segue la propria ragione e fa le sue scelte come chiunque altro. Rispecchiamo tutti il mondo in cui viviamo. Perfino se dirigi un film storico, questo rifletterà i nostri tempi. Puoi capire come cambiano i film storici a seconda del periodo in cui sono stati girati. Si tratta di una sensibilità, il modo in cui parlano i personaggi, gli argomenti trattati, cose che cambiano al cambiare dei tempi. Così, anche se provengo dal Missoula, nel Montana, che non è la capitale surreale del mondo, in qualsiasi luogo potresti notare un non so che di bizzarro in come gira il mondo di questi tempi, o vedere le cose da una prospettiva particolare. Il dolore. Per un artista, intendersene di conflittualità e di tensione è una cosa positiva. Possono fornirti degli spunti. Ti garantisco, però, che troppa tensione impedisce di creare. Troppa conflittualità sbarra la strada alla creatività. Puoi intendertene, ma non ci devi convivere. Nelle storie, nei mondi che possiamo visitare, c'è dolore, confusione, oscurità, tensione e rabbia. Anche omicidi. Tutte cose di questo tipo. Per mostrare la sofferenza, però, il regista non deve per forza soffrire. Puoi mostrarla, rappresentare la condizione umana, i conflitti e i contrasti, ma non devi viverli sulla tua pelle. Ne sei il regista, non ci sei dentro. Lascia che a soffrire siano i tuoi personaggi. È questione di buon senso. Più l'artista soffre, meno sarà creativo. Probabilmente si divertirà meno facendo il proprio lavoro e probabilmente sarà meno in grado di farlo bene. Qualcuno potrebbe subito portare l'esempio di Vincent van Gogh, un artista che ha dipinto quadri eccellenti nonostante la sofferenza, o forse proprio grazie a essa. A me però piace pensare che Van Gogh sarebbe stato un pittore ancora più prolifico e geniale se le visioni che lo torturavano non l'avessero limitato tanto. Non credo che sia stato il dolore a renderlo così grande. Penso invece che la pittura gli abbia regalato la sola felicità che avesse mai conosciuto. Alcuni artisti sono convinti che la rabbia, la depressione o altri sentimenti negativi diano loro una marcia in più. Pensano di doversi tenere stretta la rabbia, la paura, per essere in grado di rappresentarle nelle loro opere. L'idea di diventare felici a loro non piace, fa loro venire da vomitare. Pensano che li priverebbe di questa marcia in più o delle loro capacità. Se mediti, invece, non perderai la marcia in più, né la creatività, e nemmeno le tue capacità. Infatti, più mediti e più trascendi, più queste qualità crescono e te ne rendi conto. Acquisisci una conoscenza più approfondita di tutti gli aspetti della vita quando ti immergi in te stesso. In questo modo aumentano la conoscenza e la comprensione per gli altri, si forma un quadro più ampio della situazione e la condizione umana diventa sempre più evidente. Se sei un artista, devi conoscere la rabbia senza esserne ostacolato. Per creare devi avere energia, lucidità, devi essere in grado di catturare le idee ed essere abbastanza forte da combattere le incredibili pressioni e lo stress di questo mondo. Quindi è logico coltivare il luogo da cui provengono questa forza, questa energia e questa lucidità, tuffarsi dentro e ravvivarlo. È strano a dirsi, ma per esperienza personale so che è vero. La beatitudine è come un giubbotto antiproiettile, una protezione.
Se ne hai a sufficienza, diventi invincibile. Così, quando tutti i sentimenti negativi iniziano ad andarsene, puoi catturare più idee e capirle più a fondo. Ti entusiasmi più facilmente. Sei più energico, più lucido. Allora puoi davvero rimboccarti le maniche e tradurre le idee in una qualsiasi opera d'arte. La luce del sé. Colui che vede tutto come facente parte di nient'altro che il sé e vede il sé in tutto ciò che vede, tale profeta non arretra di fronte a nulla. Per l'illuminato tutto ciò che esiste non è altro che il sé. Come potrebbe dunque la sofferenza o la delusione perdurare in coloro che conoscono questa unità? Upanishad. La negatività è simile alle tenebre. Che cosa sono le tenebre? Guardandole ti accorgi che non sono proprio nulla, l'assenza di qualcosa. Accendi la luce e le tenebre scompaiono. Ma la luce del sole, per esempio, non scaccia la negatività, scaccia le tenebre, ma non la negatività. Che luce possiamo accendere per allontanare la negatività nello stesso modo in cui la luce del sole allontana le tenebre? La luce della coscienza pura, il sé, la luce dell'unità. Non combatterle, non preoccuparti nemmeno delle tenebre. Accendi la luce e le tenebre svaniscono. Accendi la luce della coscienza pura. La negatività scompare. Ora mi dirai, facile a dirsi. Sembra troppo facile. Invece è davvero così. Una torre d'oro. Come uno specchio risplende di luce una volta ripulito dalla polvere, parimenti risplendono la mente e il corpo di coloro che hanno compreso il sé. Saranno eternamente pervasi di felicità. Upanishad. Come fa la meditazione a scacciare la negatività? Immaginatelo così. Sei l'Empire State Building. Hai centinaia di stanze al tuo interno. In quelle stanze ci sono tantissimi rifiuti. Li hai messi tu lì. Ora prendi questo ascensore, che nel nostro caso simboleggia l'immersione in se stessi, scendi giù nei sotterranei dell'edificio, raggiungi il campo unificato sottostante l'edificio, la coscienza pura. È come oro sotto forma di energia elettrica. Lo provi. Quest'oro attiva tanti piccoli robot delle pulizie. Si mettono in moto e iniziano a ripulire le stanze. Dove prima c'era sporcizia, rifiuti e spazzatura, introducono oro. Le tensioni che si trovano nelle stanze, simili a bobine di filo spinato, riescono a sciogliersi. Evaporano, fuoriescono, pulisci e infondi pulizia allo stesso tempo. Sei sulla buona strada per raggiungere uno splendido stato di illuminazione. La religione. Ho avuto un'educazione presbiteriana. Rispetto alle persone che hanno fede, credo che in essa trovino qualcosa di veramente magnifico. C'è della verità. Tuttavia, le religioni sono antiche e probabilmente sono state ritoccate dalla mano dell'uomo. E infatti ho l'impressione che alcuni dei precetti chiave dei padri fondatori siano andati perduti. Siamo tutti diretti, però, verso lo stesso splendido traguardo. Almeno io la vedo così. Alla fine tutte le religioni scorrono verso un unico oceano. La meditazione trascendentale è una tecnica che consente di sperimentare questo oceano, praticata da persone di ogni credo. La meditazione trascendentale in sé non è una religione, non è contro alcuna religione, non è contro nulla. Le droghe. Chi non vorrebbe espandere la coscienza alla beatitudine? È un desiderio naturale, umano. Tanti cercano di farlo usando le droghe. Il problema però è che il nostro corpo, il fisico, si prende una bella batosta. Le droghe danneggiano il sistema nervoso e di conseguenza rendono più difficile fare queste esperienze da soli. Ho fumato marijuana da giovane, ma ho smesso. Andavo all'Accademia di Belle Arti negli anni 60. Quindi puoi benissimo immaginarti cosa succedesse. Eppure i miei amici erano gli unici a dirmi «No, David, non prendere quelle droghe». Sono stato decisamente fortunato.
Oltretutto, si possono fare esperienze assai più profonde in modo naturale. Quando la coscienza inizia a dilatarsi, le esperienze sono lì, a portata di mano. Puoi vedere tutte quelle cose. È solo questione di espandere la coscienza, che all'inizio è grande come una palla. Può dilatarsi fino a diventare infinita e sconfinata, è la totalità, e può essere tua. Così hai a disposizione tutte queste esperienze, senza gli effetti collaterali delle droghe. Accendi la luce. Le tendenze ostili si annullano in prossimità della coerenza. Yoga Sutras. Siamo simili a lampadine. Se la beatitudine inizia a crescere dentro di te, è come una luce. Ha un effetto sull'ambiente circostante. Non è per niente piacevole entrare in una stanza in cui una persona abbia appena smesso di litigare furiosamente. Riesci ad avvertirlo, anche se il litigio è terminato. Quando però entri in una stanza in cui qualcuno ha appena finito di meditare, riesci a percepire la beatitudine. È una sensazione gradevole. Tutti noi abbiamo un effetto sull'ambiente che ci circonda. Godi di questa luce interiore e se l'aumenti a livello esponenziale, ne godi sempre di più e la luce si radierà sempre più lontano. Industrial Symphony Number 1. Industrial Symphony Number 1 fu la mia prima e unica rappresentazione teatrale. Si tenne alla Brooklyn Academy of Music. Avevamo a disposizione 2 settimane per allestire lo spettacolo, ma un solo giorno nel teatro vero e proprio per montare il tutto e mettere in scena 2 spettacoli. Io e Angelo Badalamenti lavoravamo sulla musica, provando a comporre alcuni brani di carattere astratto che servissero da filo conduttore fra diversi elementi della rappresentazione. Feci costruire le scenografie da altri. Dal momento in cui furono pronte, però, ci rimase un solo giorno per provare il copione e mettere a punto le luci. Arrivò il gran giorno e avevamo a disposizione la tarda mattinata e il pomeriggio per la prova generale, dopodiché tutti in scena per ben 2 spettacoli. Volevo cominciare a provare. Dall'inizio, tutto il copione da cima a fondo, ci mettemmo all'opera e circa 1 ora e mezzo dopo non ero nemmeno arrivato a metà della sceneggiatura, sebbene non fosse molto lunga. Capii di trovarmi di fronte a un disastro assicurato, di proporzioni epiche. Pensai, se non mi viene in mente qualcosa non ce la farò mai. E tombola. Ecco l'idea. Forse non sarà stata una trovata epocale, magari si trattava solo di buon senso. Comunque la mia idea fu quella di provare con 1 attore per volta. Ne fermavo uno e spiegavo, vedi quell'uomo laggiù in fondo? Quando si sposta da lì a lì e poi esce di scena, prendi il suo posto. Rispondeva, va bene. E quando arrivi lì, fai questo, questo e quest'altro. Perfetto. Mi rivolgevo quindi a 1 altro attore e dicevo, vedi quell'uomo laggiù? Quando fa questo, questo e quest'altro è un segnale. Vieni qui e fai questo, questo e quest'altro. Non ci furono prove, ma per fortuna andò tutto per il meglio. Strade perdute. Quando Barry Gifford e io stavamo scrivendo la sceneggiatura di Strade Perdute, ero quasi ossessionato dal processo a O.J. Simpson. Io e Barry non ne parlammo mai esplicitamente, ma credo che il film sia in qualche modo connesso a quella vicenda. Di O.J. Simpson mi colpì il fatto che riuscisse a sorridere e a divertirsi. In seguito fu capace di andare a giocare a golf, apparentemente senza farsi troppi problemi a riguardo dell'intera faccenda. Mi chiedevo come una persona potesse continuare a vivere tranquillamente pur avendo commesso quelle azioni. Trovavo un termine psicologico calzante, fuga psicogena, che descrive una condizione psicologica in cui la mente si autoinganna per sottrarsi a un evento orribile. Così, in una certa maniera, Strade Perdute parla proprio di questo e del fatto
che la verità viene sempre a galla. Ristrettezze economiche. Qualche volta la povertà aguzza l'ingegno. Se hai una marea di soldi, puoi benissimo prendertela comoda pensando di ricorrere indiscriminatamente al denaro per risolvere qualsiasi problema si presenti. Non hai bisogno di spremerti le meningi. Quando il portafoglio piange, però, talvolta riesci a escogitare alcune trovate geniali e per nulla costose. Il mio amico Gary D'Amico è un tecnico degli effetti speciali. Ama far esplodere le cose. È stato lui a far saltare in aria la casa di Strade Perdute. Non aveva però il materiale adatto allo scopo. Nemmeno io sapevo che avrei fatto esplodere quella casa. Il direttore di produzione mi domandò: «La demoliamo o vuoi conservare qualcuna delle scenografie?» Risposi: «Demolirla». Iniziai a pensarci. Mi rivolsi a Gary e gli domandai: «E se volessi far esplodere qualcosa?» Il suo volto si illuminò. Così dissi: «Voglio far esplodere questa casa». Lui rispose: «Se solo me l'avessi detto prima, fammi vedere cosa ho qui». Poi però aggiunse: «Sì, si può fare». Così entrò nella casa e piazzò dovunque tutti gli esplosivi che aveva a disposizione. Fu una visione celestiale. Non lo sarebbe stata se Gary, avendolo saputo in anticipo, avesse usato il materiale necessario. Fu un'esplosione soave. Lanciò in aria le macerie per centinaia di metri, soavemente però. Quindi girammo la scena al contrario. Il risultato fu incredibile. Mulholland Drive. All'inizio Mulholland Drive doveva diventare una serie televisiva. Ne girammo una puntata pilota, con il finale aperto, per invogliare il pubblico a seguirla fedelmente. Venni a sapere che il funzionario della ABC, incaricato di approvare la puntata pilota, la guardò alle 6 del mattino. Guardava il teleschermo dall'altra parte della stanza, mentre faceva alcune telefonate con una tazza di caffè in mano. Quello che vide non gli piacque. Lo annoiò. E così, pollice verso. Per fortuna in seguito ebbi l'opportunità di farne un lungometraggio, ma non avevo idee. Ora, la meditazione non serve per catturare le idee. Espandi il contenitore e da questa esperienza esci rinvigorito, pieno d'energia, fremendo dalla voglia di andare a caccia di idee in seguito. In questo caso specifico, però, quasi lo stesso giorno in cui ottenni il via libera per trasformare Mulholland Drive in un lungometraggio, entrai in meditazione e dopo circa 10 minuti, puff, eccole. Le idee arrivarono una dopo l'altra come una sfilza di bollicine, idee per lo svolgimento, l'inizio e la fine del film. Mi sentii baciato dalla fortuna. Questa però è l'unica volta in cui ciò è successo durante la meditazione. La scatola e la chiave. Non ho la più pallida idea di che cosa siano. Il senso del luogo. Il senso del luogo è un fattore fondamentale in ambito cinematografico perché quando guardi un film vuoi entrare in un altro mondo. Ogni storia ha il proprio mondo, la propria atmosfera, il proprio stato d'animo. Cerchi quindi di mettere insieme tutti questi elementi, questi minuscoli dettagli, per creare il senso del luogo. Dipende tantissimo dalle luci e dai suoni. I suoni che entrano in una stanza possono aiutare a dipingervi un mondo intero e renderlo più particolareggiato. Anche se molti set vanno bene per una panoramica, nella mia mente devono andar bene anche per un primissimo piano, per mostrare i più piccoli dettagli. Può anche darsi che tu non riesca mai a scorgerli tutti, ma devi avvertirne la presenza in un modo o nell'altro per avere la sensazione che quel luogo, quel mondo, sia reale. La bellezza. Quando vedi un edificio segnato dal tempo o un ponte arrugginito, assisti all'azione congiunta della natura e dell'uomo. Se rivernici un edificio, la sua magia scompare.
Se invece lo lasci in balia del tempo, allora l'uomo l'ha costruito e la natura vi ha aggiunto il suo tocco. È un processo molto organico. Spesso però le persone non si sognano neanche di lasciare che ciò avvenga, eccezion fatta per i decoratori di un set. La struttura fisica. Non amo necessariamente i corpi in decomposizione, ma nella loro struttura fisica c'è qualcosa di incredibile. Hai mai visto un animaletto putrefatto? Amo osservare cose simili, tanto quanto mi piace osservare da vicino la corteccia di un albero, un piccolo insetto, una tazza di caffè o una fetta di torta. Ti avvicini a osservarli e scopri che le strutture sono meravigliose.